Dépêchez-vous avec ces poteaux! No, non possono fucilarmi. Io non c'entro. Io non sono una spia. Sì, me l'hai detto. Sei in divisa francese solo perché ti serviva un vestito asciutto. E speri che ti credano. Io non sono una spia. Io non sono una spia. Je ne suis pas un espion. Un papà me lo fusillé. Je ne suis pas un espion. Tais-toi, sale borsa. Fatti coraggio. Non ho fatto niente. Non sono una spia. Calmati. Guarda. Guarda le mostrine del tuo pastrano. Ieri questo reparto è stato completamente distrutto. Sei l'unico superstite. Sei un soldato della legione straniera, secondo reggimento. Questo devi dire se vuoi salvarti. Ma che dici? Non capisco. La legione è aperta a tutti. Anche a noi tedeschi. Io ci sono stato fino a qualche tempo fa. E tu puoi riprendere il mio vecchio posto, lo capisci? Sì, ma perché non lo dici tu? Perché non ti salvi? A me quelli mi hanno preso con le mani nel sacco. E le spie, in zona di guerra, si fucilano senza processo. Ma io non so niente della legione. Mi riconoscerebbero. No, sono morti tutti. Ascolta bene. Ero agli ordini del maggiore Frerio. Uno alto, capelli scuri. Il comandante di plotone era il tenente Malorei.
Quels sont les premiers? Allez, debout. Avancez-vous deux. I miei compagni erano Chissopoulos, un greco ricciuto. Mazzei, un italiano. Io mi chiamo Otto Joseph Klemms. Genoux à terre! Ricorda, Otto Joseph Klemms. Armé! Anjou! Feu! Allez, avance. Su, coraggio, parla. Non farti ammazzare. Capitano, capitano, non sono una spia. Ascoltatemi. Sono un legionario del secondo reggimento. Sono della legione straniera. È un errore. Non potete fucilarmi. Capitano, capitano. Sono un tedesco della legione straniera, secondo reggimento, maggiore Fleuriot. Non sono una spia, non sono una spia. Capitano, capitano, ascoltatemi. Ascoltatemi, non sono una spia. Enlevez-la du poteau, je vais l'interroger. Armée, Anjou. Mi chiamo Otto Joseph Klemms. Mi chiamo Otto Joseph Klemms. Fuori la guardia! Roulez scorpion, puntate, puntate! Il bote è campione del ritmo contro il più campione del deserto. Bene, fuori, non dormire. Ehi, guarda, rientra la pattuglia di Klemms. Su, fuori il terreno! Campione degli estivali, dai! Correre, branco di lavativi! Correre, correre! Ehi, voi, che fate? Non avete mai visto un morto? Beh, quello è un morto. Via, scattare! Klemms, è andata male la passeggiata? Chi è stato questa volta? I beni tenaciari. Quelli stessi che ti hanno fatto il servizio. Merdosi. Erano corse brutte voci, mon chef. E invece sei salvo. Sia ringraziato Allah. Forse ci è rimasto solo lui a difendere quelli come noi. Sei un amico, Ahmed. Avanti, avanti! Distesi! Strisciate! Avanti, non dovete rinforcarvi, signorine! Ho detto con i gomiti, si avanza! Avanti, lavativi! Svegliatevi, in piedi! A terra! Avanti, un po' di polvere vi fa bene, sui gomiti!
strisciare, strisciare! Avanti, forza, spennatevi i gomiti! Forza con i muscoli! Forza, finiscilo! Forza! Avanti, dai! Dai, dai! Sai se c'era posta per me? Ah, tu e la tua posta, forza, forza! Dai! Forza! Accidenti! No, Clems, niente posta. Ma per merito mio avrai di che festeggiare stasera. Il comandante ti vuole. Signor sì. Forza! Dai! Non faremmi perdere, schifoso! Staccagli la testa! Dai, dai, dai! Dai! Forza, carbonia, schifoso! Non farmi perdere! Porco tutto il leggiardo e la vecchia Russia! Dai, dai! Schifosa, maledetta carogna! Dai, dai! Dai! Tu hai voluto fregare me! Ivan Josipovic Bogdanovic non si fa certo fregare da fottutissimo scuole buono! Bravo, così impara! Di che sa? Che merda! Buon appetito! Il comando generale ha accolto la proposta fatta dal tenente di Play da me caldeggiata. Ho il piacere di comunicarle che per meriti speciali lei è stato promosso sergente. Grazie, maggiore. Grazie, tenente. È questo che doveva dirmi? Oh, bella. E cosa voleva? Non le bastano forse i galloni da sergente? Allora, Di Play, organizzi la colonna. Partirà domattina per il pozzo di Biban, dove inizieremo al più presto la costruzione di un fortino. Per il momento occorre sistemare la strada e rendere sicura la zona. Un lavoro, penso, di un paio di mesi. Vada pure, sergente. Un momento. Maggiore, vorrei mi desse il sergente Clems come aiutante in questa missione. Io no, Camello, io ho detto. Io grande orso russo che vuole miele da te. E lei ti ha riempito di schiaffi, eh? Recluta Wald. Che cosa fai lì? Non hai lasciato passare, Moshe. Però lui stasera ha avuto premio di ingaggio. Lui stasera in tasca avere quattrini più di noi quattro insieme. È un vero delitto lasciarlo fuori dal quartiere proibito. Non vi pare, ragazzi? Rispondo io. Andiamo. Vieni tu. Tutto questo tempo. Gran Val, sono arrivate le medicine dalla Germania. E quello lì chi è? Vabbè, ma che bel ragazzino. Entrate pure, ho finito. Severina, questa sera grande orge come mai fatto prima, neanche con Granduca Costanti. Venite su. Mandrillo, così piccolo, già con donna. Me lo dici come fai a trovare il maiale in mezzo a questi beduini? Figurati, me lo manda mia sorella direttamente da Lugo. Ma perché non fai venire tua sorella da Lugo invece del maiale? Noi abbiamo bisogno di varietà, di sensazioni nuove. Accidenti. Gran Val non fa che parlare di donne da quando i Petacià l'hanno castrato. Ormai non ti resta che portarti a letto il tenente Duplé. All'inferno, tu e quella checca maledetta. Mi sono fatto più donne io che tutta la legione messa insieme. E io allora che mi sono ripassata tutta la legione. Meno Duplé, naturalmente. Gran Val, che non può proprio. E Clems, che non mi vuole. E tu ti innamora proprio di lui quando qui ci sono io che è pronto a impazzire di te. Vieni qua. Deve essere il caffè. No, capellà. Ali Baba, vuoi favorire? È buono, sai? Puro suino. Mangia, su, mangia.
Che c'è? Non ti piace il porco? Ah già, porco non mangia porco. L'hai fatto apposta. Figlio di puttana, giù in ginocchio! La merda vale molto più di te. Crozon, sei una bestia. Così vi dovremmo ammazzare tutti. Piantala! Mi fai venire la nausea. Mi ha sporcato l'uniforme. Ma lui non l'ha fatto apposta. E tu l'hai provocato. E poi è un essere umano, come me e come te. E il Marocco è casa sua, non nostra. Ma che razza di coglionerie stai dicendo? Di che diavolo parli? Casa sua, casa nostra. E finitela tutti e due. Siamo qui per festeggiare un promozione, no? E viviamo allora. Nasdrovia, al sergente Clems. Salute. Salute. Grazie, alla mia promozione. Beh, andiamo. Tu non vai? C'è una ragazza che mi aspetta in Belgio. Scordala. Perché? 5 anni passano presto, mi aspetterà. Lo sai perché mi sono arruolato? Non voglio saperlo. Ora sei qui e resta meglio che te lo scordi. Tu sei riuscito a dimenticare? Certo. Ho dimenticato. Ma senti. Balle, basta guardarlo in faccia, non fa altro che scrivere. E ogni giorno spera che arrivi una risposta. Vattene, Granval, ormai sei ubriaco. Eh sì, è vero, sono ubriaco. E così vedo doppio. Vedo la tua amata, la tua Fräulein, che si fa un sacco di risate con le tue lettere in mano. Granval. Non ti sfascio la testa perché sei ubriaco. Vattene! Agli ordini. Me ne vado. Vado al comando a vedere se è arrivata posta per te. Ehi, voi laggiù, date la mano qua. Ne vuoi, sergente? Ancora i beni fetaccia. Erano pacifici una volta, prima che spagnoli e francesi si spartissero il nostro paese. Dimentichi di essere un soldato dell'esercito francese. Un mercenario, come te. Che cosa dice? Dice che gli spais servono la Francia. E quindi sono dei traditori. Dice che quando moriranno in battaglia la loro anima non andrà in paradiso perché non saranno morti al servizio di Allah. E Allah li ripudia. Tra poco attaccheranno. Allora?
speriamo di arrivare in tempo. Buona fortuna, sergente. Grazie, maggiore. Presto, tutti sul camion, ragazzi! Ogni minuto è passato, presto, presto! Salite, salite! Seconda squadra, salite, presto! Ci siamo. Se non è in missione, lo troverà di certo. Ecco, signora, lo chiedo al sergente. Sergente! Che c'è? Sto cercando il caporale Otto Joseph Clems. Clems? Ahmed, che fai? Dove stai andando? Non fare sciocchezze, Ahmed. Lo sai che fanno ai disertori. Io ho disertato arruolandomi negli Spies. Ho abbandonato la mia gente. Che succede? Il caporale Ahmed è tornato dalla sua gente. Vuoi dire che ha disertato? Sì, noi diciamo così, infatti. Ma sei impazzito. L'hai lasciato andare. È stato più svelto di me. Tu l'hai lasciato scappare. Sai che è una faccenda da corte marziale? Ma io non voglio che il mio aiutante passi un guaio. Ti rovineresti la carriera. Posso far finta di non saperne niente, di non aver visto niente. Se tu... Applichi il regolamento, tenente, e mi lasci in pace. Sei un imbecille. Ti deferirò alla corte marziale per aiuto a un disertore. Sono stato chiaro? Alla corte marziale! Finita la festa? E i beni fetacià? Hanno saputo del tuo arrivo e sono scappati. A te più niente tagliare lo sta. Quando lo taglieranno a te faremo una bella coppia. Scaricate le mitragliatrici! Scaricare! Prima munizioni e acqua! Radunate feriti! Presto, presto! Senti un po', dove si è cacciato Krebs? Devo parlare. Il tenente lo ha messo agli arrieri. Accidenti, non ci vuole. Perché? Cosa è successo? Una bella storia, oh. Sapessi. Sergente Granval, venga avanti. Sergente Granval, riporti indietro i feriti. E ringrazi il maggiore per l'invio dei rinforzi. Questo è il rapporto per il comando. Tenente, vorremmo intercedere per il sergente Clems.
Cosa sta dicendo? Gli dia un permesso di 48 ore, signor tenente. È quasi impazzito quando gli ho portato la notizia, signore. Che notizia? Tenente, dopo 5 anni di silenzio, finalmente quella donna che lui scriveva sempre è venuta a trovarla fino a Guercia. Sì, da Bogdanovic! E lei riparta subito. Il sole d'Africa vi ha rincoglionito tutti. Povero Clems, dopo 5 anni che aspettava. Tu credi che avrà permesso di 48 ore? Io lo credo, quello grosso figlio di puttana. Allora, a quanto pare, dovrei darti 48 ore di permesso per ritornare a Guercy. Il sergente Granval mi ha dato la bella notizia. Sei atteso dalla tua donna, vero? Io posso farti questo favore, ma tu devi aiutarmi a farlo. Se voglio, posso concederti un permesso per motivi personali. Gliel'ho già detto, tenente. Applichi il regolamento e mi lasci in pace. E allora te lo puoi togliere dalla mente il permesso di andare a puttane. Io... Se venivo nel tuo letto, mi davi tutti i permessi che volevo. Vero? Vero! Circa Otto Joseph Clems. Non è potuto venire. Che cosa gli è successo? Quando ha avuto sue notizie l'ultima volta? Durante la guerra. Ma ora so che è qui. Ho visto il maggiore Clément. Mi ha detto che era in missione. Lo so, lo so. Ma il maggiore parlava di me. Non di lui. Che cosa significa? Io mi chiamo Otto Joseph Clems, qui alla Legione. No, non è vero. Non è possibile. Dopo 5 anni di ricerche, ho messo sotto sopra mezza Europa per riuscire a rintracciare mio marito. Un'omonimia. Ma perché? Eppure non è un'omonimia. I dati corrispondono. Reggimento, reparto. Perché fra tanti ha scelto proprio questo nome? Ladro, lei è un maledetto ladro. Signora, la prego. Si calmi. È stato lui, suo marito, a darmi il suo nome. Che farà adesso? Niente. Non ho più niente da fare. Ora non posso più nemmeno attendere e sperare. Lei è più fortunato. Può continuare a scrivere lettere e ad aspettare la risposta. No. Basta, non scriverò più. Un giorno mi avrebbe risposto, credevo. Mi imponevo di crederlo.
contro ogni logica. Perché qui, quando uno scompare dentro una divisa, soltanto il passato può farti sentire vivo. Ed ecco che oggi a un tratto mi trovo davanti il passato di un altro. Le chiedo perdono. Ho pensato soltanto a me. La sua delusione è grande quanto la mia. Già. Già, ma forse mi aiuterà a ritrovare me stesso. Anche per me è così. Ho disertato per venire qui, ma non ho rimpianti. Avrei dovuto farlo molto prima. Addio. Addio. E dove andrai adesso? A Melilla, se posso. In territorio spagnolo sarò salvo. Che Dio ti protegga, Clems. Grazie, Severina. Thank you.
Lasciala stare, animale. Questa non è rappresaglia. Sei peggio di Benifet e Cha. Prenditela con gli uomini, non con queste disgraziate, bestia. E lasciate quelle donne. Lasciatele o ammazzo questo porco. La pagherai, Clems. La pagherai. Prega Dio che non ti incontri mai più. Tu non sei un disertore. Sei uno come loro. Sei una merda di arabo. Hai capito? Sparategli! Sparategli! Vuoi consegnare alla legione? Eh? Ti fa gola la taglia, eh? Tu non sei un benefattore, non mi hai castrato. Senti, slegami solo le gambe, camminerò davanti a te, così potrai tenermi d'occhio. Terrei d'occhio le tue spalle, ma chi vede quello che può macchinare la tua mente? Dimmi almeno se dovrò stare ancora molto in questa posizione. Imbocca con fiducia la strada che ti indica Allah, dice il profeta. Se riesco a liberarmi, giuro che ti spacco la testa. Non riuscirai a liberarti. La carrettera degli scheletri. La più grande vittoria di Abdelkrim contro gli spagnoli. Guarda, 60.000 oppressori sono morti in questa battaglia. Ed è qui che è nata l'indipendenza del Rif. Ma questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Allah. Ora ho capito dove mi porti. Andiamo dal famoso Abdelkrim. Sarà un incontro interessante.
Gli spagnoli non ci hanno lasciato solo i morti, ma anche le loro armi. Un bel bottino. Un bottino completamente inutile. Non capisco. Perché inutile? Quei cannoni sono in ottimo stato. La nostra religione ci vieta di usare le armi degli infedeli. Allora la vostra vittoria sugli spagnoli è stata proprio un miracolo di Allah. Svegliatelo. Sergente Clems! Sia lodato Allah che con la sua infinita saggezza mi ha dato l'occasione di dirti tutta la mia gratitudine. Io ti devo la libertà, ma tu come mai sei qui? Ah, sai, volevo ritornare in Germania e invece... Allora hai disertato. Una volta mi hai detto che chi torna dalla propria gente non è un disertore. Devi perdonarmi, la mia lingua sa dire soltanto stupidaggini. La fortuna ti ha assistito. La generosità di Abdelkrim è come il deserto, è senza confini. E io sarò felice di garantire per te. Andate. Ma cosa fanno? Stanno cercando di diventare artiglieri. Chi sono quei due? Non ci siete ancora riusciti. È il nostro signore, Mohammed Abdelkrim. Colui che è riuscito a unire le popolazioni del Rif. Il vecchio che gli è accanto è suo zio. Lui purtroppo non vuole che usiamo le armi degli infedeli. Prendi una mano. Picchia forte. Vedi che non entra. Più forte. Ma è di un altro calibro. Dai. Sono impazziti. Cosa fate? Fermi! Fate toccarla! Prendila, prendila! Vieni! Prendetelo! I tuoi occhi hanno osato posarsi sul volto di mia figlia. Sarà l'ultima cosa che hai visto. Frena la tua collera, zio. Ha agito in buona fede. Forse dobbiamo a lui la vita di lei. La vita di mia figlia è stata messa a repentaglio dal cannone degli infedeli. Questi uomini sono stati uccisi da questo cannone. E la colpa è solo tua, che ti rifiuti di ascoltare i miei consigli. Allah punisci chi usa queste armi maledette. Hai ragione. Allah punisce la stupidità degli uomini. Quel cannone non sarebbe esploso se fosse stato caricato con proiettili del suo calibro. Sentite. Può un uomo bere la stessa quantità d'acqua che beve un cammello? E se la bevesse,
il suo ventre non scoppierebbe? È successa la stessa cosa a quel povero cannone. Gli avete fatto mangiare un proiettile troppo grande per lui. Per questo è scoppiato. Per questo i vostri uomini sono morti. Devo ringraziarti e lo faccio volentieri. Sei un coraggioso. Il tuo gesto, le tue parole lo hanno dimostrato. Ma dovrò riconsegnarti alla legione. Non voglio indispettire i francesi. Tanto vale che tu mi uccida qui. No, forse no. Forse posso compensare il tuo coraggio. Insegnaci a usare i cannoni. Devo ricordarti che dei buoni artiglieri non si improvvisano in pochi giorni. Gli spagnoli stanno avanzando contro di noi. Devo fermarli a qualunque costo. Finora hai sempre vinto gli spagnoli senza quei cannoni. Sì, ma finora gli spagnoli non avevano mai messo in campo le autoblinde contro di noi. Se voglio batterli, non mi resta altra scelta che usare i cannoni. E anche se per gli arabi è un sacrilegio, a questo punto... Già, a questo punto non hai altra alternativa che servirti di me. E che cosa c'entro io nelle tue faccende? Perché ti dovrei aiutare? Falla da solo la tua guerra. Credi forse che io abbia voglia di passare tutta la vita a combattere per gli altri? Ma la nostra causa è giusta. Tutti dicono che la propria causa è giusta. Hai ragione. Ma il mio popolo è oppresso. E tu lo sai. Puoi forse negare il diritto che ha ogni popolo di essere libero. Libero di vivere e di credere nel proprio Dio. No. No. Che cosa fai tu qui? Sono con le altre donne. Ci occuperemo dei feriti. Volevo ringraziarti. Non potevo lasciarti bruciare viva. No, non per questo. Cioè, sì, anche per questo. Ma soprattutto per aver accettato di aiutarci. Anche se mio padre ragiona all'antica, io la penso come mio cugino. Dobbiamo rispondere agli attacchi del nemico con i suoi stessi mezzi. Non sapevo che le donne arabe si occupassero di queste cose. Io voglio che il mio paese torni libero. Che il mio paese torni libero. Non è facile. Lo so. Gli europei si sono accordati come briganti. Il nord agli spagnoli, il resto ai francesi. Questa è la nostra terra e dobbiamo cacciarli, anche a costo della vita. Sì, sì, hai ragione. Per quello che posso ti aiuterò, ma... Vieni adesso. Grazie. Vieni.
armi in nome di Allah, quelle armi sono maledette! Sei impazzito, lasciami usare i cannoni! No, mai! I cannoni! Fuoco, fuoco! No, 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 no. Perché non sparano? Levati! Ubbidite, ignoranti! Non vedete come muoiono i vostri compagni! وعلم المجاهدين كيفاش الضرب كيفاش الحرب ولاو يعرفوا يحاربوا ولاو يضربوا بالفرد بالمتريوز بالنشفع كل سلاح يحيى الحاج ريمان الحاج ريمان تخل مع المجاهدين وعاون المجاهدين وعلمهم الضرب والحرب ولا كل مجاهد يعرف يضرب وكل مجاهد يعرف يحارب بالفرد بالمقحلة حتى بالمدفع زادة حتى بالسوق قولوا يحيى حاج ريمان راجل وعلي الكلام ولو سموه الحاج ريمان على خاطر الماني قولوا يحيى الحاج ريمان الامير اعطاه الثقة الكاملة عقد فيه النية وبدات الانتصارات كل يوم تتجدد تشوف الجنود تاع الاسبان طايحين كذبان اكثر من رمل الامير مولاه جزاه كفاه
حطوا جاي وعلى القيادة ثم قولوا معاي يحيى العلمان ويحيى الأمير معاه. Leina. Ti ho portato del tè. Ti dispiace? No. Anzi, al contrario. Eri lontano col pensiero. Infatti. Ripensavo alla mia vita. Non ci ho trovato niente di buono. Fino ad ora. Adesso non mi sento più solo. Sono come un figlio smarrito che ha ritrovato la sua famiglia. Parli come un arabo. Io voglio essere un arabo ora. Sei stato nominato Caid e hai avuto molti regali. Questo è il mio, Clems. È meraviglioso. È un'arma benedetta. Una baraka, come diciamo noi del Rif. Me la regalò mio nonno, forse in omaggio al mio carattere. Gli uomini della mia famiglia l'hanno portata al fianco sin da quando Abdelmuem conquistò la Spagna, 8 secoli fa. E li ha sempre protetti. Temi per la mia vita? Non vi è nulla all'infuori di Allah. E tutto avviene nel suo nome. Così mi hanno insegnato. Gli arabi ti amano, Clems, forse quanto amano mio cugino. Ti seguiranno ovunque, qualsiasi cosa tu chieda. Io voglio quello che volete voi. Liberare il Rif, tutto il Marocco. E anche la tua speranza, no? Sì. Sì. Ora ho imparato a lottare per il mio paese. Mi hai insegnato a organizzare le nostre donne. Dovrei essere contenta di me. E invece no, mi faccio rabbia. In fondo sono ancora una sciocca. Ogni volta che parto in battaglia mi sento morire. E non so neanche se sei innamorato di me. Mio padre aveva ragione. Diceva che non ho sale nel cervello, ma solo sabbia del deserto. Che cosa hai detto prima? Che non sai se sono innamorato di te? Hai ragione, sei davvero una sciocca. Avresti dovuto accorgertene della prima volta che mi hai visto. Hai imparato diverse cose, ma non a leggere nei miei occhi. Dovrò insegnartelo. Siamo in ritardo? No, non si sono ancora visti, Elagi. È strano. Allah ci ha insegnato la pazienza. Venite, vi riposerete dalla lunga marcia.
Hai parlato. Tu gli hai sceso il viso. Pelagi. Pelagi. Che succede? Ale, ale. Non credo che siano i due fornitori d'armi. Siamo in trappola, non sono soldati spagnoli. Non sono neanche legionari. Infatti, è fanteria coloniale francese. Qui in Marocco non ce n'è mai stata. È segno che la Francia ha deciso di intervenire. E quelli? Quelli sono i due trafficanti d'armi. Che facciamo? Ho un'idea, non muoverti. Fermati, dove? Idiota, sono un soldato francese come te. Vieni qua, siamo in bianco da Marsiglia. L'hanno fatta la festa, i bellini. Ehi, biondo, voglio passare la notte con te. Hai proprio un sederino che va a svenire. Amore mio, guarda da questa parte. Ehi, chi viene, va? Sergente Otto Josef Klems, terza compagnia, primo battaglione, secondo reggimento della Legione Straniera. Ma si può sapere che diavolo ci fai qui? È privo di uniforme, oltretutto. Non proprio, signor colonnello. Ho ancora la medaglia guadagnata a Inzaora. Insieme a questa ferita. Sono stato fatto prigioniero nell'imboscata del Wadi al-Nakin, dai Beni Fetacià, ma sono riuscito a fuggire in tempo, come può vedere. Poi sono caduto in mano a questi beduini. Loro mi hanno tolto la divisa pensando che nudo non potessi fuggire. Bon. Tenente Legrand, si occupi di quest'uomo. Gli faccia dare un uniforme. Oui, mon colonel. Allora, avete finito le perquisizioni? Ehi, più che sa. E la nostra. Amneli sulle camion. Mon colonel. Questo qui è vestito come gli uomini di Abdelkrim. È lui l'individuo che dovevate incontrare? Oh, no, noi non conoscere nessuno. È solo fatto gita e macchina rotta. Prego, benzina per tornare a Ovidia. Sì, certo. Con voi farò una chiacchierata più tardi, dopo che avremo sciolto la lingua a questo signore. Sergente Klems, tu lo sai che eri meglio nudo? Ti stanno cercando in tutto il villaggio. Ti vuole il colonnello comandante. Ha parlato? Ma che? Fa l'eroe. Ma parlerà. Fino adesso abbiamo scherzato. Vedrai quello che sapremo. Venga, venga avanti, sergente. Sergente Klems, forse lei potrà darci qualche informazione, visto che quell'arabo si rifiuta di parlare. Sono molto fieri i seguaci di Abdelkrim. Già, e lui si è messo in testa di essere un grande capo politico. Si sforza di tenersi buona la Francia, solo che la Francia ne ha abbastanza di lui. Dunque, sergente, i Fetacià, dove vi hanno attaccato? A 30 chilometri dal forte di Nekerakeila, mentre con una pattuglia di 20 uomini andavamo a Guersif. Ci hanno sopraffatti. E degli arabi di Abdelkrim può dirci qualcosa di preciso? Li avrà incontrati, immagino. Loro non ci hanno mai attaccato. Ma mentre mi portavano qui ne ho visti molti dislocati lungo la strada. Di quanti armati crede che possano disporre? Ma direi un paio di migliaia. Lei ha visto se hanno armi automatiche? Sì, catturate dagli spagnoli e anche cannoni. La recupereremo presto. In conclusione, da questo lato basterà un reggimento francese per tenerlo a bada. È Abdelkrim che vogliamo.
Ci sono suoi armati oltre Nador. Io non ne ho visti. Da questo lato deve attaccare il 182esimo. Mi scusi, colonnello, direttamente su Tarquist attaccherà la legione. Il grosso delle forze di Abdelkrim si trova qui. Capitano Segovia, può riferire al comando generale spagnolo che ora che la Francia ha preso l'iniziativa, Abdelkrim ha i giorni contati. Chi è il tuo Dio? Allah. Chi è il tuo profeta? Maometto. Ahmed, tu sei morto da arabo. Addio. Siamo grati ad Ahmed che ha preferito la morte al tradimento. E grazie anche a te che con astuzia sei riuscito a tornare tra noi. Ora vogliamo ascoltarti. Dacci le informazioni. La Francia sta per muovere contro di noi e lo farà con l'impiego di grandi forze. Mentre gli spagnoli del generale Berenguer attaccheranno dal nord, da Acoseima e da Midar, la fanteria coloniale francese muoverà sulla direttrice di Darkrins. Nel frattempo, la legione punterà decisa su Tarquist. Il suo compito è di isolare il tuo comando e quindi di catturarlo. Allah mi è testimone. Io non ho mai voluto la guerra con i francesi. E ora vogliono annientarci con il pretesto di aiutare gli spagnoli che noi abbiamo battuto. Le forze del colonialismo europeo vogliono sottometterci senza tenere nessun conto del diritto che ha un popolo di disporre di se stesso. E questo in un'era in cui si pretende di aver raggiunto il più alto grado di civiltà. Riuniremo sotto le nostre bandiere tutte le tribù del Rif e cercheremo di respingere gli spagnoli sino al mare. Io farò baluardo dal lato nord, mentre l'Agi bloccherà il nemico dal lato sud. Se i francesi ci attaccheranno, saremo pronti, su tutto il fronte. Yusuf ti porterà notizie dei miei movimenti sulle alture di Meknes. Ma occorre far presto. Non so quando inizierà l'attacco, ma è questione di giorni, forse anche di ore. La radiotrasmittente che hai chiesto è arrivata. Funziona? Sì, abbiamo qualche collegamento. Mio. Leila! Amore mio, ti ho creduto morto. Ma come sarei potuto morire senza rivederti? Te la cavi, eh? Altro che, sono diventata brava. Vieni a vedere. Agi Aleman è tornato. Il Agi è tornato! Il Agi è tornato! La Francia attacca! Thank you.
traccia è caduta e gli spagnoli sono in piena rotta. Abdelkrim ha preso Afso e aspetta che tu conquisti Biban per puntare su Fes. Biban resiste da 4 giorni. Aleman vi chiede di arrendervi. Non avete scampo. Facciamoli saltare con l'artiglieria. Arrendetevi. Vi sarà concesso l'onore delle armi. Presentate!
Guardate, signor tenente, c'è qualcuno laggiù. Ferma. Chi sei tu? Sono uno scampato di Biban. Legionario Walt. Del quinto battaglione. Il quinto battaglione è distrutto. Elijah Aleman mi ha lasciato fuggire. Ma tu lo hai visto? Sapete chi è Elijah Aleman? È il sergente Clems. Il rovescio che abbiamo subito non è dovuto a nostra imprevidenza, ma all'astuzia di un uomo, Elijah Aleman. E chi è quest'individuo? Uno scampato di Biban ci ha fatto scoprire che è solo un disertore della legione. Il sergente Otto Joseph Clems. Disertore o no, i rapporti che abbiamo su quest'uomo sono molto indicativi. Contro di noi non abbiamo solo le orde fanatiche di Abdelkrim, ma un lucido soldato, un tedesco che conosce alla perfezione la strategia moderna. Non sono venuto da Parigi per ascoltare storie avventurose di disertori della legione. Abbiamo commesso alcuni errori. Abbiamo peccato di debolezza. E come se ciò non bastasse, abbiamo sottovalutato le capacità militari di Abdelkrim e dei suoi uomini. E abbiamo perso qualche battaglia. Ma grazie a Biban, Fess è rimasta nelle nostre mani e ci resterà. Giungeranno altri 250.000 uomini delle forze metropolitane nei prossimi giorni. Saranno appoggiate da unità corazzate e anche l'aviazione interverrà. Ma io non credo comunque che noi potremo vincere con la sola forza delle armi. Il maresciallo Petain ha detto molto giusto. Il denaro spesso è più forte di una divisione motorizzata. Alcuni capi sono già stati convinti e sono pronti a collaborare con noi se offriremo loro cariche ed onori. Molti capi tribù stanno già abbandonando Abdelkrim. Aspetta, non puoi disturbare ora. Ma io devo parlare subito con Abdelkrim, che Allah lo protegga. Ricordati che non puoi avere contemporaneamente più di 4 mogli e che il matrimonio deve essere felice per essere sacro agli occhi di Allah. Non devi quindi ricorrere al divorzio se non quando tua moglie diventa insopportabile. Chi è il portatore del consenso della sposa? Sono io il portatore del consenso. Ti sei assicurato che acconsente di sua spontanea volontà a sposare il valoroso Elijah? È il suo consenso e il suo desiderio. Ne rispondo davanti ad Allah. E per la dote? Lasciamo perdere la dote, prete. La guerra richiede la nostra presenza. Concludi, ti prego. Firmate il registro. Fratello, lasciatemi passare. La tua gioia è la mia. Devo parlare con Abdelkrim. Io ti devo. Perdonami se oso, servitore della fede. Gli spagnoli attaccano a Bad Berret, a Tarquist e a Necrasavsa. È quello che ci aspettavamo. Ho altre notizie. Forze francesi sono in marcia su 3 direttive: da Tazza, da Fez e da Wazan. Vieni. Ci siamo ormai. I nemici ti temono, Abdelkrim, ed è questo timore che li spinge all'attacco. E sanno che la nostra causa è giusta. Non riusciranno mai a batterti.
Allah è con noi e non mancherà di accordarci il suo aiuto. Andate a prepararvi. Partiremo tutti al tramonto. Togliate i vostri fucili. Affilate i pugnali. E pregate il Signore. Leila, dov'è? È ritornata nella sua tenda, Elagi. Ci riuniremo tutti in questo punto. Ogni capo tribù è in testa ai suoi armati. Poi divideremo le forze. Io bloccherò l'avanzata dei francesi, mentre Elagi attaccherà gli spagnoli. Con un'azione a tenaglia impediremo ai due eserciti di congiungersi. Io guiderò il grosso delle forze. I francesi sentiranno tutto il peso della nostra potenza. Youssef, dividi i nostri uomini in piccoli gruppi che si infiltreranno fra gli spagnoli senza congiungersi. Il nemico avrà l'impressione di essere accerchiato dalla nostra manovra. Partiamo immediatamente. Avremo più probabilità di sorprenderli. Buona fortuna. Che Allah ti protegga, fratello. Ci comunicheremo ogni giorno i nostri spostamenti. Sono pronta. Mi dispiace. Hai già dovuto toglierti il tuo abito da sposa. L'abito non importa se ti sto sempre vicino. Ferma. Ecco fatto, grazie. Vedrà che bella fotografia, signora. Le piacerà. Ora lei, per favore. Un attimo solo. Fermo. Fermo così. Fatto, grazie. Finalmente l'inglese potranno vedere anche il suo volto, Cade. Fino ad ora conoscono soltanto il suo nome. Veramente, signorina Sheen, non ha scelto il momento più adatto. Per intervistare il capo tedesco, Elagi Alemán, ho fatto un viaggio pericoloso e difficile. A quanto mi hanno detto, lei è tedesco. Una volta ero tedesco. Ora sono arabo. Un arabo al quale tutti gli arabi del Rif devono moltissimo. Almeno se i francesi non mi hanno mentito. Hai intervistato i francesi? Non le riferirò quello che mi hanno detto di lei come ex sergente Clemens. Signorina Sheen, quello che voglio sapere è dove ha preso contatto con i francesi e con chi ha parlato. Erano a Wazan, col generale Korab. Comunque, non sono venuto qui per discutere di cose militari o politiche. Io scrivo per un grande giornale popolare. I nostri lettori preferiscono articoli sulle bellezze esotiche dell'Oriente o storie d'amore, come quelle di un valoroso ex legionario che, dopo essere fuggito nel deserto in cerca della libertà, ha conquistato il cuore della cugina di un grande e potente emiro. L'ha sposata e, a quanto vedo, avrà presto un erede. Sì. Oh, sono un ospite scortese. Non le ho offerto neanche una tazza di tè. La gradisce? Elagi! Grazie. Elagi! Elagi, ti porto notizie terribili! Elagi, mio signore, 2000 uomini hanno abbandonato Abdelkrim, seguendo i capi che hanno tradito. Egli si è trincerato al Webdemsum. Youssef, partiamo subito per il Webdemsum. Radunate gli uomini! Spengete i fuochi! A cavallo, presto! Thank you.
e accamperai qui. Sceglimi 10 uomini, andrò in pattuglia. Dietro quelle rocce c'è l'Ued Msum. Sì, Elagi. Hai intenzione di lasciarmi? No, vado solo a rendermi conto della situazione. Fra poco ti renderò molto felice. Tuo figlio scalpita per uscire. E se fosse femmina? No, è un maschio, lo so. Io, Mulai Mohamed Ibn Abdelkrim el-Ghatabi, ritenendo inutile versare altro sangue del mio eroico popolo, faccio sacrificio della libertà e subisco la forza dei conquistatori. Ti ringrazio del tuo sacrificio, Abdelkrim. Ma non siamo conquistatori, siamo pacificatori. Pacificatori? Pacificatori che calpestano un popolo libero! Così vi fate chiamare quando vi impadronite di un paese. Per ora avete vinto. Ma il profeta ha detto: il nemico corre sempre incontro alla propria rovina. Accetto di arrendermi. E ti chiedo la mano. D'accordo. Nel nome della Francia, sono pronto a concederti la mano. La pace, come la chiamate voi arabi? È la mia gente. Verrà rispettato. E la mia sorte? Quella di un re vinto. Sarai esiliato. È giusto. Ma sono musulmano e sono un capo. Chiedo mi sia concesso l'onore del Barut. Ti sarà accordato anche il Barut.
ma una condizione. Devi consegnarci 8 Joseph Clemens. Mai! Elagi è un combattente generoso, un amico fedele. Per noi è un traditore. Abda el Krim non baratta la sua vita con quella di un amico. Come desideri. Non rinunceremo alla pace solo per questo. Avrete già sentito quello che io non avrei mai voluto vedere. Io vi dico che una battaglia perduta non è una sconfitta. Solo Allah conosce l'amarezza del mio cuore in questo momento. Ma io ho giurato che la nostra bandiera sventolerà sempre sopra il Rif alta e libera. È un sacro giuramento che ho fatto sulla lama della mia baraka. La sventura è su di noi. L'ha abbandonato. Ci proteggerà. Come vorrebbe. Allah non è più con noi. Siete impazziti. Elagi ha perso la baraka. State bestemmiando. Elagi è il nostro capo e ci condurrà alla vittoria. Finitela. Cuori di burro rancido. Affilate i vostri pugnali invece e prepariamoci a combattere. È tutta qui la vostra fede. Ascoltate, fratelli. Allah non abbandona mai i propri fedeli. Io vi dico... Vieni, vieni. Tuo figlio, Elagi. Lo vedi, è un maschio.
Non hanno avuto il coraggio di guardarti in volto. Sono fuggiti nella notte come sciacalli e io non ho potuto trattenerli. Hanno detto che Allah ha perduto la fiducia in te. Sono loro che hanno perduto la fiducia in me. Mettiamo al sicuro Leila e mio figlio ad Azir. Poi raggiungeremo i nostri e ci riorganizzeremo. E dopo daremo ancora filo da torcere ai nostri nemici. È tuo figlio, Clemens. È tempo che impari a cavalcare, non credi? Sta attento, Clemens! È appena nato! Ti chiamerai Mulai Mohammed, come il nostro capo Abd el-Krim. Mohammed.
sono pazzi ad ammazzarsi così, per divertimento. No, non sono pazzi, no. Il duello Brood è duello collettivo. 50 arabi contro 50 space francesi che si affrontano in nome dell'onore. Dopo, come in ogni duello, pagato il tributo del sangue, un capo musulmano può accettare sconfitta senza alcun disonore. Che branco di coglioni. Fatti vedere tu. Chi sei? Ehi! Guardate chi c'è! Il sergente Clems! Tenente! Figlia coccarogna! Credevi di fare l'eroe? Adesso la pagherai per tutte, sporco traditore! Generale, abbiamo catturato il sergente Clems. Il disertore si nascondeva fra gli arabi di Abdelkrim. Un bel colpo per noi. Conducetelo al forte sotto buona scorta. Gli arabi non devono capire chi abbiamo preso. Così, ufficialmente, il 26 maggio 1926, l'ideale di libertà di Mulai Mohammed Abdelkrim si scontrò con la dura realtà della capitolazione. Ma egli sapeva e sentiva che quella non era che una pausa in attesa dell'indipendenza del suo paese. Per Abdelkrim si trattava di attendere in esilio che spuntasse il giorno per il quale aveva tenacemente combattuto. Anche il suo popolo, in silenzio, avrebbe atteso, nella certezza che il sogno di Abdelkrim, per il quale molti di loro avevano dato la vita, potesse finalmente realizzarsi. Ma per il sergente della legione Otto Joseph Clems, la sorte non poteva essere così paziente. Venne processato per diserzione, alto tradimento, spionaggio, e la corte marziale lo condannò alla fucilazione. Sollecitando, implorando mezza Europa, Abdelkrim riuscì a far commutare la condanna a morte nell'ergastolo a vita alla Guyana.
sarebbe stato meglio se fosse stato fucilato. Il 16 ottobre 1933, lo sperduto senza nome delle trincee dell'Artois, il sergente disertore Otto Joseph Klemms, il luogotenente di Abdelkrim, il Caid del Rif e l'Agi Aleman, il vincitore di generali francesi e spagnoli, l'ergastolano numero 52.342, muore per cancrena, senza un lamento, senza una parola. Nessuno può mai morire se non per volere di Allah e al momento da lui stabilito.